Vuoi acquistare i giochi a prezzi bassissimi? Passa nel link in descrizione. Ciao a tutti, Salmoni, e bentornati sul mio canale. Oggi siamo tornati su Assassin's Creed Valhalla, ma prima di iniziare una cosa, una piccola premessa. Per problemi di audio, la puntata andava tutta a farsi benedire, ormai avevo fatto i salvataggi e ho dovuto ricominciare da capo. Però questa cosa ci ha portato a un buon punto, perché sono tornato al punto in cui ci eravamo lasciati, però ho fatto dei potenziamenti al nostro accampamento con le razzie che le ho completate, perché finalmente ho capito come si fanno, come si completano, e quindi niente, vi lascio al video. Buona... Ragazzi, per diversi motivi ho dovuto rifare tutta sta parte qua, quindi prima di andare a parlare con chi di dovere voglio un attimo costruire un po' di cose in città. Finalmente è bello avere un posto definitivo. Cosa ci dà Yanni qui? Posso vedere la merce? Allora. Credo che sarebbe proprio una buona scelta. Hai finito con gli affari? Sarebbe da veramente comprare. Vorrei una sapere che cosa avete a dire. Allora, sto pensando. Perfezione. Non sto scherzando. Ma mi compro l'arco migliorato. Non ti pentirai di questo acquisto. Non ti serve altro. No. Ora devo andare. È sempre un piacere, Eivor. Allora, devo costruire la cosa item. Che non mi ricordo dove sarò item. Ed ecco qui un altro edificio completato, lo studio degli occulti. Essa, ecco qua. Un ottimo giorno per pescare. Si tratta appunto dei pescatori. Ottimo lavoro, Eivor. Avremo una gran bella pescheria. Sei tu il proprietario? È mio nonno, in realtà. E poi... Vabbè. Chiaro. Abbiamo una pescheria dove possiamo comprare e vendere pesce. Poi, ragazzi, avevo visto anche un'altra roba. Allora, ragazzi, vi ho fatto vedere i miglioramenti che ho fatto qui nell'accampamento. Non ho ancora finito con le razzie, eccetera, ma sono ancora a basso livello. Vediamo cosa ci dice... Randvi. Eccoti qui. Volevi vedermi? Per ordine di Sigurd, dobbiamo consolidare la nostra presenza in Inghilterra. Vuole che forgiamo alleanze, patti di ferro con norreni, danesi e sassoni di qui. Bene, noi siamo stranieri. Dobbiamo farci degli amici. Da dove iniziamo? I miei ricognitori mi portano ogni giorno informazioni e notizie, e io inizio a orientarmi in questa terra frammentata. Col tempo saprò darti indicazioni su ciascun territorio prima che tu vada a esplorarlo. Perfetto. Quando avrai acquisito un'alleanza in un territorio, torna da me. Decideremo la mossa successiva. Capisco. Bene. Da dove iniziamo? Per ora hai due opzioni. Puoi raggiungere Sigurd nel Leicestershire, a nord, per incontrare i figli di Ragnar Lothbrok. O puoi andare a sud nel Grantbridgeshire, per conoscere l'armata di danesi guidata da Jarl Guthrum e da Soma. Ti informo poi che il nostro giovane Hitam ha conferito con i suoi contatti nelle varie città.
La sua ricerca potrebbe aiutarci a conquistare alleanze nelle città dell'Inghilterra. Parla con lui per sapere cosa gli serve. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Parlami del Grant Bridgeshire. Un esercito di danesi, chiamato dai sassoni l'Armata d'Estate, si è accampato a nord di Grantbridge, presso delle rovine. Dobbiamo conquistare il favore dei comandanti Guthrum e Soma, se vogliamo allearci con loro. Ma i miei ricognitori non hanno potuto verificare la condizione della loro armata. Questo è un punto di partenza. Partirò immediatamente. Bene. Che la benedizione di Freya sia con te. Ragazzi, non so se andare prima da Itam o se fare prima questo. Però mi sa che conviene fare prima questo. Quindi andiamoci. Salute a te! Allora, ragazzi, dobbiamo andare alle rovine. Ora. Non sarà una cosa così facile e non sarà una cosa vicinissima, sicuro. In che direzione è? Ah, ok. Ce l'abbiamo di fronte, quindi bisogna partire... Via, verso il mare. Nel verso giusto. Ma non in questa direzione. Va bene, Wizard, ti perdono, va bene. Cosa allora. Vedi, vecchia amica? Non andare qua. E dobbiamo salire là sopra per vedere che cosa succede. Duro di ponte. Randvi mi ha parlato di questo posto. L'armata d'estate è stata vista qui. Mm-hmm. Starma, grazie mille per il follow. Che è successo qui? Chi lo chiede? Eivor del clan del Corvo. Avete tentato di conquistare il villaggio? No. No, anzi, era nostro. Quando siamo arrivati era solamente un ammasso di capanne di legno. Noi gli abbiamo dato vita. Grantbridge cresceva nel commercio e nella fama grazie a Soma, la nostra Jarl. Ma i sassoni l'hanno ripreso. Sono apparsi in città come ombre dal nulla e ci hanno scacciati. È terribile. Vi hanno teso un agguato. È come se fossero scaturiti dal centro stesso della città. Hanno messo a ferro e fuoco ogni cosa, urlando frasi senza senso su un antico ordine. Quando ho visto le fiamme, in molti erano già morti o prigionieri. La nostra Jarl, Soma, ha ordinato la ritirata e ci siamo rifugiati in queste rovine. Ma nel caos ci siamo divisi. Il grosso dei nostri l'ha seguita a nord-est, nelle paludi. Se potessi, li raggiungerei. Il suo carisma ci serve. Troverò io, Soma. Sta pronto, torneremo. Sarà immersa nelle nebbie delle Fenlands. Trova la sua nave. Saprai da dove iniziare. La canzone di Soma. Attenzione, signori. E opla. Ti senti bene? Andiamo alla zia. Allora, vediamo un po'. Fatti ammazzare. Oddio. Ma mi è cambiata la visione del... È vero, ho potenziato l'arco, ma non ho capito perché ha cambiato la visione in questo Soma modo drastico. Deve essere vicina. Meglio guardarsi intorno. Là, una nave arenata con simboli danesi. È una bella nave, degna di un re. Ok, sappiamo dove è andata la tizia. No, il sistema dei comandi in realtà è molto semplice. Allora, per dirti, col pad, questo
col pad che tu giocherai da play, no? Con i tasti sotto, ma non mi ricordo i tasti della play perché c'ho l'Xbox e la play. Io qua sull'Xbox R2, ok? Con R2 fai l'attacco potente, con R1 fai l'attacco leggero, con L2 R2 fai questa cosa qui dell'arco. È easy. Cioè i comandi sono abbastanza easy. Allora, vediamo un po'. Sì, pure di mezzo l'ambulanza ci si mette, ma sì. Allora, andiamo ad est dalla nave, quindi in questa direzione, penso. No, è molto semplice a livello di gameplay, finora, eh. Certo, ripeto, su PC è pieno di bug, ma questo... Sulla play, sulla console, mi hanno detto che hanno risolto come cosa. Ora mi muterò perché inizierà il filmato. Portatelo a scaldarsi. Copri bene quel taglio. Usa del muschio. Eagle, guardami. Ricordi i cinghiali che hai abbattuto al nostro arrivo in Inghilterra? Tienilo stretto. 9. Belli e grassi. Ci hai sfamati per giorni, sì. Vero? È stato... Tornerai presto a cacciarli. Esci dalla nebbia come una valchiria, ma non abbiamo morti per te. Devi essere Soma. Parliamo altrove. Lasciamoli riposare. Un duro colpo. Quante vittime? Apprezzo la domanda, ma poiché il sangue scorre a fiumi e l'aria è impregnata di morte, vorrei prima sapere chi sei. Sono Eivor, del clan del Corvo. Vengo da te in cerca di un'amica e di un'alleata. Capisco. Sono Soma, signora di Grantbridge. Ma pare che un ordine di fanatici voglia privarmi del mio titolo. L'ordine degli antichi? È evidente. Il sassone Wigmund è uno di loro. Si è preso la mia città e ci ha spinti in queste paludi. Ho radunato alcuni soldati, ma i miei 3 consiglieri sono dispersi. Se vogliamo riprendere Grantbridge, ho bisogno di loro. Dimmi chi sono. Sono i migliori, i più fidati. Birna, Galin, Leif. Sono tutti sangue del mio sangue. Se li riunissi e recuperassimo la tua città, saremmo alleate? Sì, se davvero ci riuscirai, lo saremo. Ecco, io adesso le chiederei di parlare di Wigmund. Anche se in realtà come è caduta Greatenbridge sarebbe anche interessante. Però vediamo cosa ci dice qua. Magari ci dà anche l'opzione di richiedere di nuovo. Chi è questo Wigmund? E che cosa vuole? Un ignobile aldermanno al servizio del vecchio re. Un uomo orribile che ha ghermito Grantbridge per il solo gusto di farlo. Ha tentato spesso di destituirmi. Questa volta c'è riuscito. Visto? La pazienza è la virtù dei forti. Che è successo a Grantbridge? L'aldermanno Wigmund ce l'ha strappata. Non so come abbia fatto, ma la riprenderemo. Molto presto. Ha dei sostenitori oltre le mura, ma sembra che questo attacco sia partito dall'interno, dal cuore di Grantbridge. Troviamo i tuoi consiglieri. Concordo. Cerchiamo tracce delle loro navi lungo il fiume. E se saremo rapidi, li troveremo prima che lo facciano i lupi. La nebbia è più un ostacolo che un rifugio ora. Illuminiamo la via del ritorno. Parecchio cazzuta la signora Soma, Orfani della palude.
Ah, ma quindi dobbiamo camminare lungo il fiume? No, aspetta, ma io devo accendere il segnale, zii. No, io devo accendere il segnale. Sali. Vola su queste terre, amica mia. Ardi e rischiara a lungo. Sii un capobranco. Guida i guerrieri di Soma verso casa. Ok. Dai, scendi. Scendi! Ok, allora. Ce l'abbiamo tutti indicati qui, in realtà. Quindi, da un punto di vista è più semplice del previsto. Da un punto di vista. Non ho detto che è facile, raga. Ok, andiamo da quello più vicino. Giustamente sarà un po' di... da fare un po' di tagli. A meno che non chiamo il cavallo. Faccio prima so il cavallo. So che cosa pensi. E cosa penso? Che è stupido setacciare le Fenlands per pochi dispersi. Mi hai detto che sono i tuoi soldati migliori, indispensabili per la riconquista. Pensi sia una cosa stupida? No, affatto. Neanche io. Allora, che cavolo. Hai l'aria di chi sa convivere con la solitudine. Sei una viandante solitaria. Forse pensi ai soldati... Non devo un gruppo di prigionieri danesi. Muori? Dai, scendi, aiutami. Presto scopriremo cosa ne farà la mia... Mamma mia, è strano il comando nuovo del... Ci faremo due disfatte. Presto è con noi. Abbiamo capito. Dove cazzo? Liberatemi, non vi servo a niente. Sono solo un peso in questo stato. Mamma mia, raga, qua non siete proprio niente. Siete malissimo. È giunta la tua fine. Vi prego, siete gentili. Come fanno a vederci qualcosa? Ho avuto una pessima giornata. Guarda nella nebbia. Segui la luce e arriverai al campo. Torneremo dopo aver trovato te. Ok. Fatto fuori questo. Dove è la tizia che è salita con me? Costruisce le migliori navi che abbia mai visto. Ci hanno permesso di fuggire da Grantbridge. Non ha una forza straordinaria, ma è saggio, astuto e molto sfuggente. Come un pesce che sa guizzare via da una rete. Lupi. Hanno circondato qualcuno. Devo stare attenta. Dai un'occhiata. Ok. Allora, sì, Wizard. Scusa, se potuto rispondere una solo. Una vecchia capanna circondata da sassoni. Forse hanno intrappolato dei danesi. Ora vedrai. Forza, guardiamoci le spalle. Sbiancatevi, poveri cuccioli. Non sanno neanche forzare una porta. Marcirai. La pagherai. Madonna, con che violenza. Inchinati al Signore. Aia. Ciao. Sì, raga, però. Ciao, Wizard. Però, porca troia. Sì, vabbè. Ma lei dov'è? Dov'è la mia quando avremo finito. Mi aiuto. E invece prenderete solo delle... Ecco, appunto. Non vedo. Comunque la PC è buggatissimo, raga. Si capisce un cazzo. Ok, allora. Un punto mi indica che è qui dentro. Bisogna liberare sta gente. Cosa c'è qui? Oh, interessante. Mm.
Anche tu. È la tua fine. Morirai! Quindi ne ho trovati due finora, tipo? Guarda, non sto capendo, raga. Penso di sì, però. Finora ne ho trovati due, perché... Birna è come una vite, sinuosa e imprevedibile. Leaf è più come una trave di legno, solida, lineare. Birna è un genio della tattica e ha un grande intuito. Dai, sali. Leaf reagisce a ciò che si trova di fronte. È di certo più concreto. Entrambi mi hanno dato sostegno in momenti difficili. Okay. Hanno saputo contraddirmi e per questo sono come una famiglia. Certo, che assurdi. Ispeziona l'area, Sinima. Allora, usiamo sto corvo. Che ci è stato tipo da Assassin's Creed Odyssey. Siamo al cavallo, sali a cavallo. Non so dove la tizia, ma stica, io devo fare sta missione se non finisce più. Loki sta ridendo persino in catene. Porca troia! Non me lo merito! Ho capito che sono morso di lupo, ma non mi erano mancati per niente i lupi. Se proprio devo dire. Ok. Ok, morto. Penso che abbiamo finito con i lupi. Penso, spero. Ci sto sperando tipo troppo. Mi sento già più forte. Ok. Devo andare qua su. Questo è il tizio da salvare. Scendiamo. Fancuccolo, mi butto giù. Altri lupi? Eh sì. Ok. GG. Allora, presumo che adesso il tipo lo devo riportare indietro. O ci torna solo alle paludi. Boh, vabbè. Non lo so, non ci ho capito niente. Cerchi di calpestarmi! Ma no! La luce ha guidato gli ultimi dei miei soldati. Entro domani avremo recuperato le forze e potremo riconquistare la città. Non ho ancora parlato con Leaf, Birna e Galen riguardo a questo. Dopo i miei errori, chissà cosa penseranno di me. Ti saranno grati, hai rischiato la vita per loro. Io lo sarei. Per il martello di Thor, è bello essere riuniti. Anche in questa situazione. Galen, sembri... stremato. Non piangere i tuoi uomini. Canteranno le tue lodi nella sala dei caduti, dove ci attendono. Grazie, mia Jarl. Leaf, sopravvivi a ogni tempesta. È bello essere tornato, Soma, tutto intero. E sappi che ti seguirei nell'occhio della tempesta, se solo lo volessi. Birna, è bellissimo vederti viva. È molto bello essere viva. Ho perso così tanta gente, ma ho ancora voi tre. Per questo sono la guerriera più fortunata di Midgard. E, Eivor, hai dimostrato grande valore. Aiutaci a riprendere la città e sarò tua alleata. La mia lama è tua. Per Grantbridge. Questa notte riposeremo per recuperare forza e spirito. Alle prime luci dell'alba ci riprenderemo Grantbridge! Passa la notte fra noi, Eivor. Prendi ciò che ti serve.
Ok ragazzi, però ci possiamo concludere qui questa puntata. È stato figo, è stata una gran bella puntata, non so quanto è lunga, ma è stato divertente. GG. Signori, il video si conclude qua. Io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo al prossimo video di Valhalla e alla prossima puntata.